I precedenti parlano chiaro, bilancio nettamente a favore della Regina, 12 vittorie per i calabresi, 4 i pareggi, un solo successo per il Pescara, 3-2 nel 96. È già una sfida salvezza e al Granillo non manca la giusta tensione. La novità è legata al debutto sulla panchina di casa di Fabrizio Castori, subentrato all'esonerato Azzori, pesante il KO di Modena che ha costretto in qualche modo il presidente Foti a cambiare il manico. Sull'altro fronte Pasquale Marino naviga tra i marosi delle zone basse ma con spirito battagliero. Cambia l'assetto tattico della Regina e cambiano anche gli uomini, almeno all'inizio. Adejo va a sinistra, Sbaffo rientra dopo la lunga squalifica, Gerardi resta in panchina per far posto a Cocco. Sull'altro fronte pochi gli accorgimenti, si va col 3-4-3, l'ex Belardi a difesa dei pali, in mezzo Rizzo e Brugman a dettare i tempi, davanti Politano, Maniero e l'altro ex Ragusa. Fischia il signor Nasca di Bari, pronti via e giù con una serie di svarioni frutto per lo più della paura delle due squadre. Non si può fallire perché in questi casi tutto si amplifica. E dopo 9 minuti c'è il primo acuto del Pescara con Maniero, ma Benassi è attento. Ne passano altri 10, ci prova Di Michele, ma il tentativo finisce a lato. Non si diverte il pubblico e lo si nota, però 7 minuti dopo la mezz'ora la Regina passa. Rigoni per Di Michele che crossa, Schiavi interviene in maniera maldestra e il pallone beffa Belardi. 1-0 per la Regina. Rivediamo il tentativo di Schiavi che manda alle spalle del proprio portiere. La Regina si carica, il Pescara si deprime, ma nella ripresa, il montaggio di Rosario Greco, raccoglie i frutti della riscossa. Marino spedisce in campo Bocchetti al posto di Ciosic e sposta Balzano. Castori non disegna la contromossa e paga dazio. Dopo 8 minuti il pari su calcio di rigore. Sbaffo in aria colpisce con la mano, l'arbitro indica il dischetto, va Maniero dagli 11 metri e batte Benassi. È solo l'inizio della fine perché quasi al quarto d'ora Politano da buona posizione indovina il tiro e per la Regina non c'è nulla da fare. Non irresistibile la conclusione dell'attaccante del Pescara, ma letale quanto basta. Passano altri 4 minuti e tutto si compie. Ragusa di forza salta Ipsa, prende la mira e scaraventa alle spalle di Benassi. 10 minuti 10, tanto è bastata agli abruzzesi per aggiustare il tiro e inchiodare gli uomini di Castori. Nella Regina gli ingressi di De Rosa e Gerardi provano a riportare equilibrio e consistenza in mezzo e davanti e proprio Gerardi su colpo di testa lenisce una ferita che tarda a rimarginare. Per i calabresi si tratta della 4ª sconfitta al Granillo, ma la spia rossa era già accesa. Il Pescara respira e Marino scaccia per ora i fantasmi che aleggiavano sulla sua testa.